La nostra premura sin dal primo momento è stata quella di interpretare subito correttamente quello che era il rischio che ci veniva, il livello di rischio che ci veniva spiegato di giorno in giorno dalle autorità sanitarie nazionali, e impostare pertanto un sistema, una rete di controlli che fosse assolutamente coerente con la necessità del distanziamento sociale che sin dal primo momento, come ci è stato chiaramente spiegato, è stato individuato come vero e proprio strumento per contrastare la diffusione del virus. Mentre la fase 1 è stata scandita per l'appunto dalla necessità anche di far metabolizzare la cittadinanza, direi a tutti noi, in realtà uno stile di vita fortemente diverso rispetto a quello al quale eravamo abituati. Con la fase 2 cambiano gli scenari per certi versi, è richiesta forse una maggiore carica di responsabilità da parte delle persone, ed è proprio su questo punto che noi abbiamo necessità di insistere. È ovvio che i weekend e le belle giornate che si prospettano suscitano la nostra particolare attenzione, lo è stato già nelle festività di Pasqua e poi nelle successive festività del 25 aprile e 1 maggio. Siamo assolutamente strutturati per mantenere una rete capillare di controlli sul territorio, e nel caso specifico, trattandosi di prospettive di eccessive frequentazioni delle aree aperte, siamo assolutamente strutturati appunto a contrastare con una forte presenza eventuali erronei comportamenti da parte delle persone. L'autocertificazione è stata certamente un'innovazione, soprattutto all'inizio, difficile da comprendere. Oggi ci tengo a precisare che, nonostante la fase 2 sia la fase delle aperture progressive, non cambia il sistema che ormai abbiamo metabolizzato nel tempo. L'autocertificazione, cioè, rimane uno strumento obbligatorio. È chiaro ed evidente che nella nostra costante attività di informazione alle persone spesso e volentieri ci vengono posti dei quesiti che, seppure apparentemente banali e talvolta suscettibili di sorriso, sono dei quesiti assolutamente comprensibili. Devo dire che riscontriamo tuttavia che le persone sono piuttosto responsabili. Se in fase 1 riscontravamo delle situazioni anche abbastanza paradossali, c'era chi addirittura, il contadino ad esempio, che riteneva di assoluta necessità recarsi tutti i giorni presso il proprio orticello, piuttosto, e l'abbiamo riscontrato a Milano, i due donne che, approfittando delle strade libere della città, facevano galoppare i loro cavalli in pieno centro cittadino. Ad oggi, nelle prime fasi della fase 2, nei primi momenti della fase 2, non c'è ancora assolutamente una interpretazione, diciamo, caratteristica delle normative. Nel momento in cui, in fase acerba di diffusione della pandemia, le persone hanno interiorizzato la paura, la preoccupazione per le drammatiche conseguenze che la malattia poteva avere sulla vita umana, bene, le persone sono state anche in grado di interpretare in maniera corretta le norme. Questo atteggiamento responsabile ritengo che sia stato la chiave per la progressiva riduzione del fenomeno epidemiologico. Ritengo tuttavia oggi, e ripeto con ancora più forza rispetto al passato, che se non vi è questa componente umana interiore di partecipazione della popolazione, è probabile che ci potremmo trovare di nuovo in una situazione drammatica. Per cui mi appello fortemente al senso di responsabilità della popolazione. A questo senso noi carabinieri abbiamo corrisposto invece il buon senso nell'applicazione delle normative, cercando di farlo in maniera sicuramente sempre comprensiva, cercando di partecipare anche delle sofferenze delle persone che sono state costrette a una permanenza forzata nelle loro abitazioni, ma anche cercando con assoluta decisione di far comprendere alla gente che, vista la drammaticità del fenomeno, era necessario davvero applicare in maniera totale e convinta quelle norme.